Allora, Alessandro Fabi, classe 79, 8 purtroppo, 78, sì, mi 78, hai faccio un regalato anno un peggio. anno. Sceneggiatore da quanto? Dal 2005, da quando mi sono trasferito a Roma, ho iniziato da quasi 13 anni Da ormai, quasi 13 sì. anni. Però prima tu scrivevi perché ho visto che hai vinto il Campiello nel 96, Campiello Giovani nel giusto? 96 con un romanzo breve e poi nel 2000 ho pubblicato il mio primo romanzo per Minimum Fax, Mosche Che era Hollywood. Mosca Sì. Hollywood, va bene. Come nasce la passione per la scrittura? Nasce dalla lettura. Parla uno che faceva disperare i suoi fino a 12 anni di età perché non leggeva niente e poi ho letto un libro di Stephen King che era Christine, la macchina infernale, mi ricordo ancora e da quel momento non ho più smesso. E il sogno è iniziato semplicemente dicendomi vorrei tanto essere come quelli lì che mi tengono sveglio la notte a voltare le pagine. Come fanno a fare questa magia? Ancora non lo so, però continuo a provarci. Quindi primi autori americani, è stato Sì, così? i miei due grandi amori da teenager erano King e Bukowski. Ah, ok. Poi ovviamente si è allargato lo spettro dei gusti, però a loro due per quel motivo lì sono particolarmente legato e la narrativa americana mi piace ancora tantissimo, forse più delle altre. Ah, ok, quindi sei più orientato Sì, sugli States. sì. La cosa quindi che ti interessa di più è la macchina narrativa, immagino, no? In un libro. Cosa ti attira? Ma io sono partito molto da appassionato di trame, di plot intricati, mi piacciono tuttora, film d'azione, thriller. Poi crescendo, anche scrivendo e progredendo nel percorso di scrittura, ho capito in realtà quanto è importante il personaggio in ogni racconto. Quindi, soprattutto scrivendo serie televisive, è la prima cosa, sono i personaggi a fare la trama, La non viceversa. psicologia, Esatto, la profondità del personaggio, il grado di passione che ha il pubblico per una storia deriva da lì, dai grandi personaggi. Come si impara a scrivere? Si impara scrivendo tantissimo, sbattendo la testa sui propri errori continuamente e potendo, avendo anche la fortuna di poterne parlare con qualcuno, potersi confrontare con altri che fanno la stessa cosa. Questo è valido a maggior ragione per gli sceneggiatori perché spesso, quasi sempre, si tratta di un lavoro di gruppo. Per cui io cerco sempre di imparare dai miei soci, dai miei colleghi. Io ho un mio percorso personale. Come sceneggiatore, ma c'è da dire anche che da quando sto a Roma, cioè da quando ho iniziato, faccio parte di una sorta di band di sceneggiature. Siamo tre amici, io, Stefano Sardo e Ludovica Rampoldi, con cui Con abbiamo cui hai fatto fatto 92, 92 in giusto? Treatment, il film Il ragazzo invisibile per Salvatore. Salvatores, il film La doppia ora. Tante delle cose che sono state importanti per tutti le abbiamo fatte insieme, stiamo continuando a scrivere insieme, come un gruppo, Quindi sono appunto. loro i tuoi lettori, diciamo, di punta, Beh, i tuoi sì, consiglieri? O hai avuto sono. qualche figura importante Io nella ho tua avuto carriera? altre figure importanti. La prima è Laura Lepri, che è una editor per i libri invece, che mi ha insegnato tantissimo. E poi da sceneggiatore, lo sceneggiatore e produttore Francesco Scardamaglia, che da giovane scrisse Altrimenti ci arrabbiamo, uno dei miei miti dell'infanzia. E poi era anche produttore, è stato uno dei primi a darmi una chance anche di lavorare, a darmi fiducia. Purtroppo ora non c'è più, ma non me lo dimenticherò mai. Gli altri sono colleghi, soci, amici con cui ci si confronta, con cui si creano le storie insieme. Quando hai capito che la scrittura sarebbe diventato il tuo mestiere? Ma l'ho capito dopo un po' che stavo a Roma e vedevo che riuscivo a continuare a pagare l'affitto, per cui con incoscienza ho cercato di non avere mai paura di dire beh, finché sono qui me la gioco e finora è andata avanti. E sono sempre conscio che è un mestiere privo di reti di sicurezza, Sì. dove per qualunque Sì, è motivo sempre in un precario un certo po'. momento sì, può girarti male, veramente anche per fattori indipendenti dalla tua volontà o dalla tua bravura. Però è bello per questo, ormai sono andato troppo in là, non saprei cos'altro fare. Quindi tu ti sei trasferito a Roma per lavorare. Sì, mi sono trasferito a Roma perché c'era un corso di sceneggiatura tenuto dalla RAI allora e a detta di varie persone era uno dei modi possibili per imparare bene e cominciare. La mia fortuna è stata, mentre fare quel corso, già vendere il soggetto per un film.
a Rai Cinema, un film che poi non si è fatto, quello è stato il mio destino dei primi 2 o 3 anni, scrivere cose che sono state anche pagate e poi non sono mai state prodotte. Per cui era un lavoro virtuale in un certo senso, però è stata anche una fortuna perché le cose più da inesperto che ho fatto sono rimaste in una cartella del computer alla fine, o Non le devi sepolte in un cassetto bruciare. stampate o in un cassetto dei produttori. La prima cosa prodotta in realtà è stata la doppia ora, che è uscito nel 2009 ed è andato a Venezia, quindi sono partito con una bella Beh, però, direi di soddisfazione, sì. sì, in concorso a Venezia, non me lo scorderò mai. Bello. Ma quindi immagino che mi dicevi che era da 13 anni che abiti la Roma. Sì. Che rapporto hai con Ravenna? Strettissimo, anzi, stando più lontano, sempre più a lungo, in realtà le radici si rafforzano. Cioè, io mi sento e sono un ravennate che vive a Roma, per cui di Roma apprezzo tutto quello che c'è da apprezzare con l'occhio di un esterno ancora e lotto per mantenerlo. Voglio mantenere sempre di più la mia identità, ho ancora una casa qui e qui torno poco spesso rispetto a quello che vorrei fare, però è così, C'è assolutamente anche, legatissimo. però, qualcosa di Ravenna c'è anche no, in ciò che scrivi, perché se non sbaglio, Il re dell'ultima spiaggia per Sì, Bompiani parla proprio di. esatto, il libro, ancora prima, un libro scritto a 4 mani con Eraldo Baldini, Sì. ambientato nelle campagne romagnole nel 69, quindi salto nel passato. E invece al tempo presente, cioè agli anni 2000, Il re dell'ultima spiaggia, appunto, lo scenario era Ravenna e Marina di E gli Ravenna. happy hour, Sì, gli happy hour. Il mondo degli sfrenati happy hour, che poi si è un po' Sempre, sei moderato, molto però moderato. io ho vissuto l'epoca della sfrenata ed era un ottimo scenario per un noir, secondo me. Così è stato. Mi piacerebbe scrivere altre storie ambientate qua. Anche se c'è un rapporto un po' particolare da narratore con i propri luoghi di origine, perché in un certo senso non vuoi sporcarli con una storia. Io tendo poi a guardare fuori e cercare fuori, altrove, lontano, le mie storie, mentre Ravenna è casa mia, me la tengo pulita, senza antieroi in giro a fare casini. L'ho già fatto una volta col romanzo, forse basta, chissà, vedremo, poi mi smentisco nei fatti sempre, quindi. Cosa stai scrivendo adesso? Adesso sto facendo tante cose in parallelo, che il lavoro di sceneggiatore funziona un po' così, è un momento molto caldo perché stiamo scrivendo la terza stagione della serie 92, 93, ora 94 e stiamo arrivando alla fase dei copioni e poi ci sono altri progetti in rampa di lancio, sono tutte serie, in altri 3 progetti in vari stadi di sviluppo, 2 dei quali sono soggetti originali miei, che sto ideando adesso, spaccandomi la testa Sì. come al Per solito, e poi incrociamo le dita e vediamo come va. te scrivere appunto insomma, di quella temperie culturale del 93-94 significa poi raccontare della tua giovinezza, della tua infanzia, Sì, giusto? è vero. La prima cosa, poi noi del gruppo, appunto, Ludovica del 79, Stefano un po' più vecchiotto del 72, però tutti, lui da ventenne. Noi da 14enni, 15enni e 16enni ci ricordiamo di quegli anni, quindi la prima cosa che abbiamo fatto è andare a sentirci la musica di quegli anni lì e chiedere alla produzione: comprate quella canzone, la vogliamo mettere? Perché la prima cosa che ci ha dato davvero gusto era fare un revival. Gli anni 80 sono stati tanto raccontati al cinema, negli anni 90 ancora mancava un immaginario e abbiamo sentito la chance di crearlo. E la musica, gli show televisivi di quegli anni erano il primo mezzo per far viaggiare il pubblico indietro con la memoria e Certo. ridire: ah, è vero, c'era quella canzone, Sì. che spesso la musica è la miglior macchina del tempo Ah, che quello sicuro, esiste. Sì, certo. sì, sì, sì. Qual è il lavoro di cui sei più soddisfatto? Difficile. Poi io penso sempre a quelli che stanno arrivando, in I migliori realtà. sono sempre quelli che Sì, devono. almeno si spera, perché una volta scritto qualcosa, in un certo senso te lo dimentichi, si stacca da te lì e poi è rimesso al giudizio di chi lo guarda o chi lo legge. Però una cosa è sicura, scrivere questa serie è stata la svolta per me in tanti versi, anche come crescita professionale. Ho veramente imparato tantissimo, ho imparato tanto e mi sono molto divertito, tanto faticato, quindi è un progetto a cui sarò legato per sempre, Certo. sì, Quali senza sono i dubbio. tuoi punti di riferimento parlando di serie TV? Da chi hai copiato?
Ah, copiato da tutti, ovviamente, sempre. Bisogna rubare, non copiare. Ti posso dire la mia top 3, 4, non lo so, le serie che proprio rimangono lì come un modello per me sono Mad Men in primis, che per me è il grande romanzo americano. Le serie sono i grandi romanzi al giorno d'oggi. Trova un romanzo che ti fa 7 capitoli lunghi quanto una stagione di Mad Men, con quella complessità, quella ricchezza, quella capacità di ricostruire un'epoca parlando di temi così difficili. E poi ho adorato Lost quando è uscito, The Shield, da fanatico del giallo, del thriller e del noir, la trovo ancora stupenda e ineguagliabile, almeno per adesso. E poi una serie che ci ha molto ispirato per 92, che è poco conosciuta e secondo me si mangia House of Cards a colazione, che è Boss. No, infatti non la conosco. Stupenda, bellissima, che parla della politica in America ed è un racconto shakespeariano di lotta Ma per il dai. potere con un grande protagonista, per cui la consiglio vivamente. Molto bello. Ti volevo chiedere, qual è l'errore, diciamo, il più grande errore da evitare scrivendo sceneggiature? Ma è cercare di trasmettere per forza un messaggio, un senso, di imporre forzatamente la tua visione al materiale. In realtà, quando scrivi, beh, il trucco è lasciarsi andare, abbandonarsi. La storia, in un certo senso, viene da sé. Tu ci devi mettere molto, tanta fatica. Però il lavoro vero è sfrondare tutto da sovrastrutture mentali e far parlare i personaggi, far vivere loro. Quindi l'errore è essere schematici, perché si diventa prevedibile, una sceneggiatura prevedibile è noiosa. Quindi intendi togliere la tesi che hai in Sì, testa? togliere la tesi, togliere ogni preconcetto, imparare a vedere la tua storia in modo amorale, in un certo senso. Poi deve essere il pubblico a trovare le sue risposte lì dentro. Tu devi vivere dentro i tuoi personaggi, far vivere loro, sono loro più importanti di te in È quel anche una momento. questione forse di rispetto dello spettatore, no? Degli Beh, credo proprio di spettatori. sì, ci credo molto. E poi è molto importante, secondo me, anche essere molto umili da scrittori davanti alle regole strutturali, davanti all'equilibrio di una storia. Non è vero che i grandi violano le regole, in un certo senso sì, ma forse ne sanno più degli altri, e come diceva Eco, no? Il genio è quello non che trascura le regole, è quello che ne conosce più degli altri, Certo. le rielaborano. Si dice, per esempio, la dolce vita non ha struttura. Non è vero, non è affatto così, ha una struttura molto più complessa e sofisticata di un film medio, ma c'è, che poi sia stata pensata, sia arrivata per talento e spontaneità, non conta, conta il risultato. Ogni bella storia segue, ha un suo ritmo, una sua partitura, e quindi essere umili, studiare e continuare a imparare dalle cose che vedi, che leggi. Ti è mai capitato il proverbiale blocco della pagina bianca? Ma devo dire, il lavoro di gruppo ti salva molto da questo. Perché devono essere in tre in blocco, quindi Sì, più sì, raro. esatto, perché è come giocare a tennis o giocare a calcio. Cioè, anche se sei in giornata Ci sono storta, gli la squadra può vincere lo altri stesso. Se sei in giornata storta a tennis, non ti puoi arrabbiare neanche con l'allenatore, c'è la regola che non puoi parlargli, non c'è l'allenatore, non c'è nessuno, amici. sei da solo. Per cui è chiaro, sì, si attraversano momenti in cui senti di aver perso presa, però non ci ho mai fatto troppo caso, cioè so che è così, so, dipende da bioritmi, chissà Sì, da come ti va la vita, anche semplicemente in quel momento, quando sei allegro e spensierato, scrivi meglio. C'è chi scrive meglio stando male. Non è il mio non è il tuo caso, caso. no. Cerco di avere una vita che mi rende contento, quello è il primo ingrediente. Ma più o meno adesso per fare una media, lo so che è una domanda stupida, ma è sempre interessante perché di solito si ha no, l'idea che lo scrittore faccia un lavoro che è molto semplice, no? In un certo senso, se uno scrive, gli vengono le storie. In verità, quanto lavori te? Quanto scrivi al È giorno? difficile da quantificare, che è una cosa anche difficile da capire per chi mi sta intorno, che in realtà più vado avanti, più è così, soprattutto anche perché i tempi di consegna stringono. Cioè, l'atto in sé di mettersi alla tastiera e scrivere è il risultato, non è il lavoro. Il lavoro è tutto il pensiero che c'è dietro, per cui quantificare quanto lavoro, io spesso tutto il giorno penso
Anche non pensandoci a una cosa, devi estraniarti, devi immergerti in quella cosa, quindi a volte è totalizzante. Cioè, nel senso che tutto il giorno pensi a quello svolgimento, a quel, sì, o hai un problema su cui sbatti la testa perché le soluzioni che ti vengono sono banali, sono noiose, sono trite ritrite, o a te non torni, in realtà funziona, ma tu non te ne rendi conto, te lo deve dire qualcun altro. Quindi in realtà è un lavoro molto coinvolgente, e più è fatto con spontaneità e gioia, meno pesa, però può divorarti se non ci stai attento, perché non c'è nessuno che viene da te e dice: ok, l'ufficio è chiuso, non no, è chiuso, non, certo. Vai a letto e non dormi perché pensi a una cosa, però ufficialmente non stai lavorando. Senti, ma tu qui a Ravenna che scuola hai fatto? Io ho fatto il classico. Ah, quindi sai, il classico tradizionale. No, il brocca, quindi avevamo un sacco sperimentale, un sacco di ore, mi ricordo uscivamo sempre dopo gli altri, e avevamo tutto quello che c'era al classico, in più anche tante ore di materie scientifiche. Quindi bellissima preparazione a tutto campo. Tu già lì hai incominciato a scrivere già quando eri al liceo? Sì, sì, già scrivevi. Ho iniziato il primo anno di superiori proprio, in quarta ginnasio. E facevi leggere qualcosa ai prof? No, mai. Facevo soli con un... non lo dicevo a nessuno. Che neanche tuoi? È il mio segreto. Ah, ok. Era bello lo così. Tenevi per te? Sì, e ancora è stata adesso... la prima volta che hai deciso di, no, far leggere quello che scrivevi? Io mi presentavo quando c'erano i concorsi interni, cioè non dicevo niente a nessuno, c'erano concorsi letterari dentro la scuola, e spedivo sempre il mio raccontino di turno, però per il resto del tempo non ne parlavo. Ed è durata così finché non sono andata a Roma, ho detto: ah, ma ci sono altre persone che scrivono, che fanno questa cosa? E allora lì ho iniziato ad aprirmi un po', però è anche bello tenere la cosa come un proprio giardino segreto, per usare un'espressione rubata a Stephen King. Come l'hanno presa i tuoi quando hai scelto di fare questo mestiere? Ah, mi hanno sempre sostenuto, poi per fortuna i risultati sono venuti abbastanza presto. Momenti difficili ce ne sono stati nel percorso, però contrariamente a quello che succede di solito non è stato agli inizi, dove di regola c'è un momento di gavetta che è veramente deprimente e frustrante, perché il sistema dovrebbe essere un po' più bravo a convogliare l'energia dei giovani che magari sono inesperti ma hanno tanta birra in corpo e sono disposti a fare di tutto, a lavorare tantissimo, e rimangono lì come una Ferrari col motore in folle e non riescono a trovare uno sbocco. Per fortuna sono entrati subito i primi lavori e quindi ho scavallato un po' quella parte lì, e i miei, per cui devo dire, credo, alla fine hanno visto: beh, se è quello che vuole fare, sta anche andando bene, quindi nessun grosso problema. No. Che consiglio daresti a un ragazzo, ragazza che vuole entrare nel tuo mondo? Quali sono i passi che deve fare? Per me, cioè, assicurazioni non ce ne sono, ma ormai non ci sono per nessuna professione ormai. Sì. Questa ancora meno, ovviamente, perché siamo di fatto poche centinaia in Italia a vivere facendo questo mestiere a tempo pieno. Però è necessario un dato di base, cioè un'enorme passione per la scrittura e il fatto che sarebbe quello da fare nel tempo libero anche avendo un altro lavoro, cioè deve essere così vissuta. È un mestiere, è una professione, ma è anche diverso da un lavoro qualunque, cioè ti coinvolge totalmente e ti deve piacere perché è così. Quindi scrivere, avere soggetti da proporre, avere idee, perché già partire con la passione, l'entusiasmo e qualcosa da far leggere ti fa distaccare dall'80% degli altri che magari sono attratti dall'idea di essere uno sceneggiatore o uno scrittore, ma in realtà è più la passione per quell'immagine lì che per l'atto di scrivere in sé, che sono due cose un po' diverse. Ti faccio una domanda, l'ultima, che mi è venuta in mente adesso. Che cosa cambia veramente da scrittura di romanzo a sceneggiatura? Perché mi ricordo che un grande, no? Che è Piccolo, diceva questa cosa, secondo me molto intelligente, che nella sceneggiatura essenzialmente sei obbligato a raccontare il visibile. Ah, esatto. No? Sì. In un certo senso tutto ciò che può essere il pensiero di un personaggio deve vedersi in azioni. Assolutamente, no? Sì.
È una domanda stupida, però dove ti trovi meglio? È naturale, no, che ci sarà un... Ma io sono partito dalla narrativa e nasco proprio da lì come formazione, una formazione che mi sono fatto da me, per cui dopo ho imparato a sceneggiare. D'altra parte, quando scrivevo narrativa, spesso più che i libri, i miei modelli di riferimento erano i film, quindi due passioni sempre andate in parallelo, quelle per la letteratura e per il cinema. Secondo me la differenza è grande, ma solo nella parte finale del lavoro, cioè nel momento in cui idei. Una storia, il processo mentale è esattamente lo stesso. Poi ci sono due linguaggi diversi e puoi saper voler padroneggiare entrambi oppure uno solo dei due. Per me è così, però nel momento in cui penso una storia, l'ho sempre pensata strutturata in un certo modo, l'ho sempre pensata in quel modo lì, che è il mio, bello brutto che sia, è l'unico che ho. E poi diventa anche materia di scelta, se farne un romanzo o trarne un soggetto per un film, per esempio. Ti è mai capitato di scrivere una sceneggiatura e una volta, no, averla vista sullo schermo, aver detto è esattamente come l'ho pensata? Beh, nel caso della doppia ora, cioè il primo film fatto, è andata abbastanza così, Dai. perché c'è stata una bella sintonia col regista, nel senso Chi era? che Giuseppe Capotondi, che Giuseppe era un regista quotatissimo in pubblicità, uno dei migliori d'Europa, però era il suo esordio al cinema e ha rivelato un grande talento. Adesso ha diretto degli episodi di Suburra, mi sembra. Ha continuato, insomma, anche oltre alla sua bellissima carriera in pubblicità. E ci fu un gruppo compatto, una visione comune, nel senso che lui amò molto la sceneggiatura, la fece sua e ci mise il suo stile dentro, andando a esaltare delle cose. Per cui da quel lato lì, per fortuna, sono stato fortunato, anche nel caso del ragazzo invisibile con Salvatores, la stessa cosa, ma un po' perché ho sempre cercato di lavorare tra mille virgolette all'americana, dove il sistema funziona così. Tu scrivi un copione, vai dal produttore e il punto di partenza è quello, quella storia. Per cui si cerca un regista che ami quella storia per come è. Spesso nel cinema italiano si è partiti e si parte all'opposto. Cioè, quel regista vuole fare un film, è il momento giusto per lui per fare un film, primo, secondo, il terzo, il decimo film. Con un'idea più o meno vaga e si cerca di far funzionare un soggetto e una sceneggiatura in base a quella cosa lì. Per cui tutto ruota in più intorno alla figura del regista. Per come, un po' per caso, un po' per propensione mia, per cercare di valorizzare il mio lavoro, perché secondo me sceneggiatore e regista sono alla pari, sono i genitori dell'opera. Ho sempre cercato di mandare avanti i miei copioni, o i miei soggetti, o i nostri nel caso di lavoro di Certo. gruppo. Trovando dei produttori disposti a fare tutta una fase di lavoro insieme a noi prima e poi presentare un progetto già definito, trovando un regista che si innamorasse di quel progetto, come funziona in America, appunto. Pensa anche grandissimi registi come Eastwood, Fincher, tutti lavorano così, registi che non scrivono, però sono grandi autori perché scelgono testi che stanno bene con la loro poetica. Certo. Ne leggono 30 al mese, ne scelgono uno, quello è un gesto autoriale. Però l'ha scritto qualcun Certo. altro. Grazie. A te, a voi.